scuole si può permettere molto di più. E oltre a questo, nel momento in cui è stata acquisita la titolarità, ci sarebbe stato anche questo patto per cui Berlusconi si impegnava a versare nelle casse della Lega una somma mensile per garantire la sopravvivenza della Lega. Ricordiamo che tra il 2000 e il 2001 le casse della Lega erano in totale sofferenza. Erano state quasi chiuse, archiviate le rotative di Via Bellerio, della Padania. Radio Padania non pagava i giornalisti da diversi mesi, per cui i mezzi di comunicazione centrali del partito erano sostanzialmente in rosso. Nel momento in cui viene stretto questo accordo, Berlusconi ritira tutte le querele nei confronti dei titoli Berlusconi mafioso comparsi sulla Padania e magicamente Radio Padania e la Padania ricominciano a lavorare. Per cui sono elementi quantomeno che a livello temporale ci suggeriscono qualcosa di importante. Un altro momento fondamentale è il 2005, anno in cui Berlusconi, tramite Antonio Fazio, ex governatore della Banca d'Italia, l'ultimo governatore a vita sostanzialmente, stringe l'accordo con Fiorani per il salvataggio della Credeuronord, che doveva essere la Banca Padana. Banca Padana che nasce, le sottoscrizioni iniziano nel 98, nel 2000 inizia l'attività, nel 2001 è proprio in bancarotta totale. Si arriva a siglare questo accordo tramite Berlusconi, che però non arriva a termine perché l'accordo doveva entrare in vigore il 31 dicembre del 2005, ma il 16 o il 19, adesso non ricordo esattamente, dicembre, Fiorani è stato arrestato. Per cui anche questo è un elemento chiave per farci capire la coerenza della Lega. Cioè, la Lega aveva promesso innanzitutto ai suoi risparmiatori di costruire questa banca padana che avrebbe risollevato le sorti del Nord e avrebbe creato un polo finanziario importante e indipendente nel Nord. E dall'altra parte erano pronti a stringere accordi con Antonio Fazio, che fino al giorno prima, con dichiarazioni di Maroni, che potete ancora ritrovare, era ritenuto il colpevole di quanto era successo per Cirio e Parmalat, perché veniva identificato come il governatore che non difende il consumatore, che non difende il risparmiatore. Per cui questi due momenti, secondo me, sono fondamentali per capire per capire la Lega. Prima accennavamo anche del rapporto con la religione cattolica, con il Vaticano. Rileggere oggi le dichiarazioni di Umberto Bossi negli anni 90, prima del 2004 sostanzialmente, è pazzesco, perché noi troviamo, no, la Chiesa, questa lobby massonica che controlla i padani nel cesso e nel letto, parole testuali, lo troviamo lanciare anatemi pazzeschi contro il papato, soprattutto di Giovanni Paolo II, che era quello che manifestava più istanze, diciamo, di globalizzazione, nel senso anche di dialogo con paesi che finora la Chiesa Cattolica non aveva mai incontrato. Poi, nel momento in cui, e qui sicuramente c'entra anche il percorso di Umberto Bossi a livello di salute fisica, esiste un riavvicinamento con la Chiesa Cattolica, in particolare dal 2005 in poi con l'elezione di Papa Ratzinger. Su questo possiamo interrogarci a lungo e sicuramente non arriveremo a una risposta univoca, anche perché le dichiarazioni degli stessi dirigenti leghisti sono molto contraddittorie. Però c'è un'analisi molto interessante che è stata fatta su un editoriale del Corriere del Veneto, pochi giorni dopo il caso di Eluana Englaro, in cui la Lega aveva deciso scientemente di appoggiare la posizione pro vita del PDL, nonostante ci fosse una sentenza che dicesse Eluana può morire. E questo giornalista diceva, nel momento in cui le battaglie reali sul territorio, cioè le promesse fatte agli elettori, che in questo caso consistono nella sicurezza e nel federalismo, iniziano a scricchiolare o comunque non danno un reale segnale di attuazione all'esterno, agli occhi dell'elettorato, allora ci si butta sulle battaglie etiche, perché le battaglie etiche sono qualcosa per cui sicuramente si può avere molta visibilità, ci si gioca anche l'elettorato cattolico e comunque diventa una sorta di rifugio. E concludo, poi passiamo al prossimo giro, lascio la parola ad Andrea. L'ultimo aspetto che secondo me determina la forza della Lega Populista in Italia è la promessa del federalismo. Anche in Emilia-Romagna, i temi per cui la Lega viene votata, se si fa un sondaggio tra gli elettori ormai padani, comunque emiliani, tradizionalmente rossi, perché votate la Lega? È perché posso risparmiare, posso tenermi i soldi a casa perché loro fanno il federalismo.
è addirittura prevalente sulla sicurezza questo tema, ma direi che poi voi magari mi darete anche il vostro contributo. Credo che anche su questo territorio il federalismo sia uno degli argomenti più forti della Lega, su cui continua comunque a riscuotere consensi. E io credo che sul federalismo si giocherà poi la credibilità della Lega negli anni a venire. Vi do l'ultimo dato per inquadrare lo stato attuale. Secondo un'analisi di Roberto Dalimonte su Sole 24 Ore, che si occupa appunto con grande intelligenza dell'analisi delle tornate elettorali e non solo, la Lega nei comuni del nord in cui si è votato alle ultime amministrative ha perso il 21% dei voti, il PDL ha perso soltanto l'8%. Ora, nonostante la base leghista, sentendo Radio Padania eccetera, sia accanita contro Berlusconi, perché secondo loro la perdita di voti della Lega è una perdita, ha contagiato per osmosi l'immagine anche del Carroccio, in realtà vediamo che i dati elettorali ci raccontano altro, cioè ci raccontano che la Lega davvero ha perso una parte consistente, ha fatto un meno 21%.